Riparte domenica 15 gennaio alle ore 16 dal Pala Ercole di Policoro la stagione del Borussia Policoro nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Dopo la sosta forzata nella prima di campionato per via del ritiro del Catanzaro, le ragazze policoresi si troveranno ad affrontare davanti al proprio pubblico la prima della classe, la Real Sandoz. Ma non mancano le novità in casa Borussia, illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi sabato nella Sala Buccolo, a cui hanno partecipato il presidente onorario Tonino Pascale, la vicepresidente nonché giocatrice Rosanna Sisto e tutta la squadra. La prima novità degna di rilievo è l'arrivo di un nuovo allenatore, mister Antonio Cafarella, 27 anni, proveniente dalla Real Stigliano, dove ha ottenuto due salvezze in altrettante stagioni. Io ringrazio la società per avermi dato questa opportunità di unirmi al vostro gruppo. L'ho vista subito come una sfida molto interessante perché conoscevo sia un po' l'ambiente Policoro calcio a 5 e conosco bene il calcio a 5 femminile, soprattutto in questa categoria. Ho trovato un gruppo molto unito, soprattutto delle ragazze molto educate, molto disponibili, si allenano con tantissimo entusiasmo e hanno voglia di migliorare, di apprendere e di crescere sicuramente. Mi dispiace soltanto della posizione che in questo momento stiamo occupando in classifica perché sicuramente non lo meritano, cioè di stare lì perché i valori tecnici che ci sono in questa squadra sono molto superiori rispetto a quello che c'è poi lì sulla carta, cioè della classifica. Da domani, domani abbiamo già una sfida molto importante contro la prima in classifica, però è chiaro che non ci aspettiamo domani di fare risultato, però spero e sono fiducioso che faremo una bellissima gara e niente, da domani ricominceremo un altro cammino rispetto a quello che hanno fatto fino ad ora, sperando di cambiare un po' le cose, però c'è la salvezza, sono molto fiducioso che arriverà. Sono unite tra di loro, non ci sono altri problemi, cioè, quindi ci siamo allenati, io adesso sto già da un mese qui con loro, è stato un mese dove abbiamo lavorato molto, nelle ultime 2-3 settimane si sono unite le due nuove ragazze portoghesi. Domani ne potremo schierare soltanto una delle due perché l'altra ancora non ha tutta la documentazione per essere schierata, però daranno una bella mano anche loro alla squadra sicuramente. Accanto al nuovo allenatore sono stati presentati tre nuovi innesti, le giocatrici portoghesi Raquel Maria Guedes Nunes, 22 anni, e Bruna Solange Oliveira Marinho, 23 anni, entrambe universali portoghesi, e Serena D'Addurno, laterale, 22 anni, di Marconia. Per la gara contro la Real Sandoz non sarà disponibile Bruna Oliveira, in quanto non è ancora pronta a tutta la documentazione della federazione portoghese. Ci ha parlato di questi nuovi innesti e dell'obiettivo stagionale il presidente onorario Tonino Pascale. Abbiamo fatto tramite il presidente Valez due acquisti internazionali e un acquisto nazionale e niente, ci dobbiamo salvare, le mie ragazze sono forti però ci vuole una mano in più e questi tre soggetti diciamo sono forti e speriamo di salvarci la salvezza.